grazie a Libreria Pagina 18, grazie a tutti voi per essere qua. Allora, parliamo con Ilaria Sesana del suo La manutenzione della bicicletta e del ciclista in città, che è questo libro. Allora, quando io l'ho preso in mano ho sorriso, per motivi generazionali. Io sono legatissimo al libro di Pearson, no? Lo Zen e l'arte della manutenzione della motocicletta. Ho cominciato a leggerlo e ho scoperto un sacco di cose. Insomma, io sono 30 anni, forse di più, non sono 40 anni che vado in bicicletta praticamente tutti i giorni, e metà delle cose contenute in questo libro, intese come semplicissime informazioni, cose da sapere, eccetera, eccetera, io non le avevo neanche mai immaginate. Quindi per me è stato una sorta di prontuario, no, per ciclisti deficienti, in questo caso io, che dice: cavolo, davvero si può fare in questo modo, posso risolvere in questa maniera. L'ho trovato veramente un compendio di cose da sapere nel momento in cui si decide di utilizzare la bicicletta non solo la domenica mattina per andare al bar del paese, ma per un utilizzo quotidiano. Poi sono arrivato in fondo e ho pensato che è un bel modo per portare le persone dentro al mondo della bicicletta. Allora volevo chiedere a Ilaria come lei ci è arrivata nel mondo delle biciclette. Buongiorno a tutti. Dunque, sono ciclista per necessità, ciclista praticamente da sempre, perché comunque io sono nata e cresciuta in provincia di Como, in un paesino a qualche decina di chilometri da qui. La bicicletta da sempre è lo strumento, il mezzo di trasporto fondamentale per chi non ha il motorino, non ha la macchina, non ha la fortuna, la possibilità di avere un genitore che ti accompagna in giro, per cui la bicicletta è per forza di cose il modo migliore per spostarsi. Da quando 3 anni fa mi sono trasferita a Milano, malgrado comunque la città abbia un'ottima rete di trasporti pubblici, eccetera, insomma la bicicletta ti permette di avere molta più autonomia, molta più... ti permette di spostarsi in un raggio molto più ampio, con orari molto più flessibili. Insomma, è stata di fatto una scelta quasi obbligata, malgrado i consigli, i suggerimenti di chi terrorizzato ti guarda e dice: ma vai in bicicletta a Milano, sei pazza. In realtà, insomma, non è proprio così. Quindi di fatto non mi definisco una ciclo talebana, una ciclo appassionata, una ciclo niente, sono una milanese, una cittadina, una giornalista, perché questo è il mio mestiere, che quotidianamente si sposta in bicicletta perché ho capito che questo è il modo migliore per vivere la mia città, la città dove vivo. Beh, e credo che Milano sia... Io tra l'altro devo dire che ho in comune con Ilaria questo tipo di esperienza. Che anch'io, quando il periodo che ho vissuto a Milano, ma io per altri motivi ho iniziato a girare in bicicletta. Io giravo in bicicletta perché non mi piace girare in metropolitana, cioè proprio una questione, non mi piace andare nel sottosuolo, non sono poco underground. E quindi io ho sempre avuto la bicicletta, perché vengo dalle pianure romagnole, la città dove si va in bicicletta, quindi mi sono portato la bicicletta a Milano e ho cominciato a girare in bicicletta in un mondo che, da un lato, tu dici: cavolo, non è molto benevolente nei confronti dei ciclisti, ma allo stesso modo non è nemmeno ostile. Diciamo che Milano è una città nella quale ci si può muovere tranquillamente in bicicletta, e la prima cosa che si impara, ad esempio, è che Milano è piccola. Se voi vi muovete con qualunque altro mezzo, immaginate Milano una grande città proprio in termini territoriali. Se vi muovete in bicicletta, voi scoprite che Milano si attraversa tutto sommato in un quarto d'ora. Un quarto d'ora, mezz'ora, va bene. Mezz'ora. Io sono più centrocentrico, no? E quindi per me Milano. Però devo dire che l'esperienza da ciclista milanese è un'esperienza estremamente interessante, perché tutti gli dicono esattamente le cose che diceva lei. Dice: ma come? Ma dice: ma come respiri? Non ti mettono sotto, non ti uccidi, non morirai di un cancro ai polmoni. Invece tu scopri che ci sono tutta una serie di angoli. Cioè, Umberto Dei, io l'ho scritto perché passavo tutti i giorni sul naviglio della Martesana, che forse è un polmone ciclabile. Allora,
Allora, da questa tua esperienza, no? Dice, vado a Milano e divento ciclista per necessità di muovermi in questa città, fare il mio lavoro ed essere tutto sommato fedele a quello che io faccio, no? Ecco, da qui a scrivere il libro. Il passo successivo è stato banalmente il coinvolgimento con l'editore, con la casa editrice, che mi ha proposto appunto di provare a mettere a frutto quella che era banalmente la mia esperienza per provare a raccontare a chi non ha mai preso la bicicletta che cosa si perde fondamentalmente, cioè dare tutta una serie di consigli per la conversione. Molla l'auto in garage, prova con questo libro a capire come puoi cambiare la tua vita. E infatti c'è da questa proprio idea del manuale, cioè di un libro comunque molto semplice in cui voglio provare a raccontare, a spiegare tutto, cioè la bicicletta dall'A alla Z, quindi da come si sceglie la bicicletta più adatta alle proprie esigenze, che non è così tanto semplice perché talvolta si vedono scene abbastanza divertenti, a come ci si prende cura della bicicletta, come si fa la manutenzione ordinaria per evitare che si distrugga, come si interviene sui piccoli guasti più comuni, come ci si veste, quindi quali devono essere gli accorgimenti da adottare per muoversi in sicurezza in città, banalmente luci, freni in ordine, campanello, le barre giubbetto catarifrangente per maggiore sicurezza, il casco che non è obbligatorio ma è sempre consigliabile utilizzare, insomma tutta una serie di piccoli accorgimenti, anche perché comunque altra cosa con cui ti vai a scontrare quando dici ma io sono, mi muovo in bicicletta a Milano è sì vabbè ma a Milano piove, a Milano fa freddo. Ora, a parte che la prima obiezione è sì ma Berlino e Amsterdam e Copenaghen non è che il tempo sia molto meglio. E quindi da lì poi anche tutta una serie di piccoli consigli che possono essere dotatevi di una giacca di un certo tipo, piuttosto che i pantaloni quelli da moto, da motociclista, a tenere sempre nella borsa a portata di mano, che se arriva l'acquazzone ti copri, ti bardi per bene e a casa ci arrivi. Insomma, si può fare, ecco, l'idea di fondo di questo libretto è per dire che la bici in città è comunque una sfida, perché ci sono tutta una serie di ostacoli da superare. Però si può fare, cerchiamo di concentrarci invece su quelli che sono i veri problemi che deve affrontare il ciclista a Milano, e questo magari può essere un passo successivo. Quindi quali sono i veri problemi che deve affrontare il ciclista a Milano? Quello di dover fare i conti con una città che è poco amica della bicicletta. Cioè è vero, Milano ha tutta una serie di caratteristiche che la rendono molto a misura di bicicletta, è piatta, è piccola, a conoscerla bene si possono anche trovare una serie di viali, controviali, strade alternative per spostarsi, ci sono i parchi, tutta una serie di piccole cose che ti permettono di muoverti in maggiore sicurezza. Purtroppo però resta una città pericolosa da certi punti di vista. Sì, gli automobilisti viaggiano a velocità folli, non c'è l'abitudine di guardare lo specchietto quando si apre la portiera per uscire, gli autisti degli autobus anche loro non hanno mai preso molto bene le misure ai ciclisti, e quindi c'è il vero impegno, il vero lavoro che bisogna fare come ciclista singolo, ma anche poi riunito in gruppo, fare pressione per far cambiare qualche cosa, perché mi sono convinta che l'uso della bicicletta sia una scelta fortemente individuale, cioè io scelgo di andare in bici perché fa bene a me, perché conviene a me, ma dietro l'uso della bicicletta si nasconde comunque una serie di... è un atto politico, cioè io usando la bicicletta voglio portare un cambiamento nella mia città, una bicicletta in più e un'auto in meno è meno smog, meno inquinamento, meno rumore, è meno spesa per la manutenzione della strada, è più sicurezza perché meno auto ci sono, di conseguenza che magari mi viene a dire i bambini sono più sicuri a muoversi, vuol dire ridurre i consumi, insomma non è un atto semplice, non, banale, ecco. Cioè, andare in bicicletta in città e decidere di cambiare la propria vita in quest'ottica non è un atto banale, e quindi è politica nel senso, diciamo così, più puro del termine, chiedere qualcosa per migliorare la vita dei ciclisti. Sì, quindi è un atto in qualche modo rivoluzionario andare in bicicletta, lo dice Ivan Illich, quindi noi come dire, possiamo semplicemente sottoscrivere. Senti, ma allora, io leggendo questo libro, onestamente, ma lo dico con... cioè io mi sono sentito un ciclista disgraziatissimo, ma io non so fare, prima non so fare niente, lei sa fare un sacco di cose, cioè, almeno, infatti dopo voglio sapere se è vero che tu sai fare tutte queste cose, cioè, se dice se avete questo problema dovete gonfiare le biciclette, si fa così, dovete riparare la gomma, si fa in questo modo, dovete andare...
piove, non c'è problema, vestitevi così, 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 attraversate questo colonnello. Cioè, come dovete comportarvi sui marciapiedi? Ad esempio, io sono sempre stato convinto, in un'ignoranza abissale, che noi fossimo come in Giappone, cioè che un ciclista potesse andare sul marciapiede. E invece ho scoperto, leggendo, poi ho detto, quelle pagine strappo, faccio finta di averle lette, perché io continuo ad andare sul marciapiede in bicicletta, solo che adesso mi sento un po' in colpa facendolo. No, mi interessava, a parte tutto, capire quanto hai dovuto lavorare per mettere insieme questa tua esperienza, perché il libro è davvero completo. Se voi decidete di salire su una bicicletta, qui dentro c'è tutto quello che vi serve. Diciamo che si tratta, vabbè, di un po' di ricerca, soprattutto per quanto riguarda il codice, le norme, eccetera, eccetera, oppure capire quello che succede nelle altre città o negli altri paesi. Questo sì, e anche sulla parte della manutenzione, comunque un po' di lavoro ce l'ho dovuto fare. Banalmente andavo in ciclofficina, rompevo le scatole ai ragazzi, mi spiegate meglio come si fa questa cosa, ok? Invece per il resto, alla fin fine è esperienza, cioè, come dire, non, è il consiglio che avrei dato a qualunque mio amico mi avesse detto: senti, ho comprato la bici, cosa devo fare? Prima cosa metti a posto i freni, cioè se vuoi arrivare vivo a fine giornata. È proprio, è la vita quotidiana di chi usa la bici. Ma è la vita quotidiana di chi usa la bici o è il manuale del ciclista perfetto? Cioè si può essere dei ciclisti un po' più imperfetti? Si può e si deve essere dei ciclisti imperfetti, nel senso che io resto dell'idea, per esempio, ti dicevi del riparare, cioè alla fin fine è veramente semplice, cioè se io non sono MacGyver, io sono mediamente impedita, non vado oltre al montare la libreria della la Billy dell'IKEA, però se riesco a riparare io un freno ce la possono fare tutti, cioè riparare una camera d'aria veramente non è niente di che. Poi ci sono i super esperti, le persone che ci sanno veramente fare, che si mettono lì, ti raccontano la rava e la fava. È ovvio che se a me succedesse qualcosa al movimento centrale, che mi si rompe qualcosa dentro, la porto dal ciclista, perché comunque è anche un discorso di sicurezza avere la bici in ordine. Senti, torniamo su questo discorso che a me interessava molto, del fatto che andare in bicicletta è un atto individuale e volontario che mette in moto invece un meccanismo collettivo, no? E quindi che tipo di attenzione ci dovrebbe essere per questo movimento che sta crescendo, tra l'altro tantissimo, dei ciclisti, dei ciclisti urbani, dell'uso quotidiano della bicicletta? Che cosa manca? Allora, io posso rispondere a livello locale, cioè posso dire quello che manca a Milano. A Milano quello che manca banalmente è l'attenzione per il ciclista, o meglio, qualcosa si sta muovendo grazie anche all'attivismo di associazioni, in realtà, da Ciclobby a Mamme Antismog, al recente movimento Salve Ciclisti, che stanno soffiando molto sul collo all'amministrazione, qualcosa si sta muovendo. Quello che manca banalmente è un discorso di infrastrutture, cioè voglio dire, non è tanto la pista ciclabile, cioè un'altra cosa da far sapere, sfatiamo il mito che la sicurezza del ciclista è la pista ciclabile. La pista ciclabile è una delle possibili risposte in alcune condizioni di traffico. Milano, penso al via Melchiorre Gioia, che conviene una alta velocità di scorrimento, lì è meglio che il ciclista ne sia ben separato, al sicuro nella sua pista, lontano dal traffico. Ma per il resto della città comunque può essere sufficiente ridurre la velocità 30 km orari, creiamo delle belle aree, cosiddette zone 30, ZTL, delle corsie ciclabili, una pennellata per terra e si può fare, garantire maggiore sicurezza per il ciclista. Questa cosa a Milano al momento non c'è, si sta lavorando per arrivarci ma non c'è. L'altra cosa su cui invece è più urgente ma anche più difficile lavorare è l'atteggiamento delle persone, di chi guarda i ciclisti, soprattutto penso appunto ai camionisti, automobilisti, chi viaggia in scooter, guidatori dei tram. C'è l'idea di guardare al ciclista come quello che va a farsi la gita della domenica. Invece non è così, bisogna appunto prestare attenzione alle sue esigenze, insomma dare gli spazi adatti e rispettare comunque quelli che sono i diritti anche di chi si sceglie di muoversi con un altro mezzo. Senti, ma uno che dice, vabbè, ma la bicicletta è faticosa, fa sudare, tutto sommato a Milano piove abbastanza, si vede un sacco in Berlino, però insomma, e poi è faticoso, e poi non si arriva mai, e poi si espiva lo smog, e poi che risposta?
innanzitutto che la bicicletta tiene in forma, cioè voglio dire, anche da un punto di vista fisico, poter fare un minimo di attività fisica al giorno, che può essere banalmente la mezz'oretta di pedalata, aiuta comunque a mantenersi in forma, visto che siamo mediamente tutti abbastanza sedentari o comunque impegnati con lavoro al computer, lavoro in studio, eccetera, mi sembra già un beneficio da non trascurare. Che altro rispondere? L'unica risposta che posso dare è mettersi alla prova. Cioè, senti, però in tutto questo smog come facciamo? Lo smog resta il problema, alla fine è il vero problema contro cui è molto difficile difendersi. La soluzione può essere quella delle mascherine. Ci sono tante persone che viaggiano con le mascherine, però io non riesco a portarla, personalmente non riesco, piuttosto preferisco evitare le strade più trafficate e puntare su altre vie un pochino meno congestionate dallo smog. È anche vero che l'automobilista respira forse più smog di un ciclista, cioè ci sono diverse ricerche pubblicate sia a livello europeo che olandese, eccetera, che adesso non ricordo esattamente, però chi sta fermo nel traffico all'interno di un abitacolo respira molto più particolato rispetto a chi invece si sposta a piedi o in bicicletta. E nella battaglia tra pedone e ciclista, il ciclista comunque respira meno smog rispetto a un pedone perché viaggia a una velocità superiore. Senti, ma tu pensi che tutta questa attenzione che c'è oggi alle biciclette sia veramente l'inizio di qualcosa di nuovo, una sorta di rivoluzione della mobilità lenta, o è una delle ennesime mode che domani passerà perché useremo tutti, che ne so, il triciclo a motore a scoppio o cose di questo tipo? Ma io spero che non sia una moda. Ci sono sicuramente degli aspetti di moda in questo fenomeno. Stavo dicendo prima, nel negozio di abbigliamento qua di fronte in una vetrina c'è esposta una bicicletta. Questo vuol dire che forse qualche designer, qualche stilista ha capito che c'è un pubblico che potrebbe essere intercettato, perché la bicicletta fa giovane, fa trendy, fa green. C'è la Filippa Lagenbach che viaggia in bicicletta, ok, va bene. Io dico, spero che non sia una moda. La cosa positiva è che la moda forse può catturare qualcuno in più. Penso ai ragazzini che scoprono la passione per lo scatto fisso, così come negli anni 80 c'è la passione per la BMX. Insomma, forse può far da collettore, cercare di tirare dentro sempre più persone. A Milano la Critical Mass, per esempio, sta avendo una seconda giovinezza in questi ultimi anni, anche con questi ragazzini che comunque arrivano, si conoscono, vengono in ciclofficina perché vogliono rimettere a posto qualcosa. Si crea comunque un dialogo, una maggiore consapevolezza, che può essere più o meno consapevole. Io noto che la cosa che la crisi comunque ha colpito tanto e ha influito tanto anche sull'aumentare del numero di persone che scelgono la bicicletta. Io parlo per esperienza personale, ho 3-4 amici che fino all'altro giorno si spostavano in scooter o in macchina, li ho visti andare in giro in bicicletta e ho detto, ma che sta succedendo? E mi costa troppo gestire lo scooter, mi costa troppo pagare l'assicurazione della macchina, mi costa troppo la benzina, ho deciso che mi sposto in bici. Li ho lasciati pedalare per un po' e poi gli ho chiesto, allora torneresti indietro, torneresti a prendere la macchina tutti i giorni? E mi sa di no. Quindi l'idea è quella proprio di dire, cioè io penso che chi, soprattutto in ambito urbano, chi prova il cambiamento, magari anche perché costretto da un fattore esterno che come può essere la crisi, se i vantaggi sono effettivi e sono palesi, poi non torna indietro o comunque non abbandona del tutto. Non credi che ci sia un po' questa immagine un po' grigina, appunto un po' da crisi intorno alla bicicletta? Cioè, la bicicletta perché non ho più soldi per andare in giro con la benzina, perché così, insomma, cioè, insomma con le automobili si riescono a immorchiare le donne più belle. Io non ho mai visto nessuno, io ho uno spot pubblicitario, una bicicletta dove due persone bellissime si incontrano grazie a una bicicletta, allora dice, ah, che roba, no? Oppure prendono in bicicletta e vanno in quei mondi che si vedono solo se hai un'automobile lunghissima, ci va questi paesaggi, la libertà, cioè non credi che la bicicletta manchi un po' questa immagine, questo respiro di sogno che appunto è sempre un po' la cenerentolina da usare nei momenti di crisi? Ma questa cosa c'è, cioè, della macchina, c'è, cioè, proprio una patina che gli è stata costruita addosso, cioè più, anzi secondo me se fossi proprietario di un'auto sarei abbastanza frustrata, perché comunque mi compro una macchina che mi promette di fare migliaia di chilometri con pochissimi litri di benzina, mi promette di andare a 150 km all'ora e alla realtà mi muovo al massimo a 20, e mi sentirei forse più frustrato così.
cioè la bicicletta alla fin fine è onesta, non... ti permette di sfruttare quello che ti offre. Insomma, è un po' di disonestà nella bicicletta, mi piacerebbe, insomma, mi piacerebbe vedere queste immagini un po' meno sovietiche della bicicletta. In realtà mi piace molto quest'idea di stanno venendo fuori, no, le biciclette colorate, lo scatto fisso, queste cose, però ancora no, le cose su cui tutti, no, dice ma la bicicletta è quella cosa che ti fa essere più sobrio, no? Ma perché ti può far essere, insomma, anche più veramente più sorridente, più felice, più sgarzolino, più divertito anche, no? Sì, ma alla fin fine è quello che si vede poi quando si fanno i grossi raduni, tipo appunto Critical Mass, Bike Pride a Torino, la Cimona a Roma. Cioè alla fin fine chi prova a metterci il naso dentro scopre che è un mondo divertentissimo. Al di là dello scatto fisso ci sono, penso alla signora che si è personalizzata il cestino facendo tutte le cose a uncinetto, ci sono tutta una serie di realtà molto divertenti, ragazzi che l'hanno decorata con la luce a LED, biciclette ridipinte a mano con un'attenzione particolare per i dettagli. Cioè, e anche poi la cosa bella che mi facevano notare degli amici sulla bicicletta, tu hai una passione per le auto. Con il tuo stipendio medio puoi garantire, cioè per avere un'auto di super lusso non ce la farai mai, dovrai sempre accontentarti della Fiat Barchetta, tanto per dirne una. Se hai la passione per le moto, anche lì, cioè per avere una bella moto figa devi comunque penare tanto. Vuoi la bicicletta vintage perfetta con tutte le cose di marca? È abbordabile anche per una persona normale. Vuoi la bicicletta a scatto fisso rosa con la catena arancione? Ce la puoi avere con veramente poco, anche se hai uno stipendio normale. Cioè questo è anche il bello della bicicletta, che ti permette di renderla proprio tua e di toglierti queste soddisfazioni comunque, e insomma non è cosa da poco nemmeno questa. Senti, quindi tu consiglieresti la bicicletta anche come antidoto per la malinconia, come gioco contro la tristezza, uno strumento per vivere meglio? Sì assolutamente. Cioè comunque la bicicletta ti permette di conoscere tanta bella gente. Io quello che ho sperimentato in questi mesi di cicloattivismo, tra virgolette, cioè ciclofficine, appunto raduni, cose di questo tipo, l'esperienza di prendere giornata triste, frustrante, grigia, ok, prendo, vado a farmi un giro in Martesana con la bicicletta. Uno arriva a Gorgonzola, vede questi posti bellissimi a un tiro di schioppo da Milano, insomma l'umore cambia e la giornata pure. Senti, un motivo perché un ciclista legga il tuo libro? C'è uno che non prende la bicicletta, sì, la vede passare e vede quelle degli altri. Provare a pensare che a guardare all'alto quello che è appena passato con un po' di invidia, farsi venire quell'invidia e provare a capire come imitarlo.